Gioiscono i fedeli della Chiesa di Pompei. Con l'insediamento del Tribunale Canonico ha preso il via la causa di beatificazione e canonizzazione di uno dei figli prediletti della città mariana, Monsignor Francesco Saverio Toppi. Arcivescovo di Pompei dal 1990 al 2001, ha offerto in vita una chiara testimonianza di fede, speranza e carità. Una carità mai ostentata, ma vissuta e praticata, rimanendo nel cuore e nell'aspetto profondamente frate francescano. Così la sua fama di santità è aumentata di giorno in giorno, tanto che Monsignor Tommaso Caputo, attuale arcivescovo di Pompei, dopo aver ricevuto la richiesta di padre Carlo Calloni, postulatore generale della causa di beatificazione, ha ottenuto il nulla osta della Congregazione per le cause dei santi. Nella spiritualità francescana di cui lui era innamorato, era un cappuccino, tutto deve essere restituito a Dio. È rimasto un uomo di speranza, perché uomo di fede, uomo di carità, uomo del vero amore. Sono passati 7 anni dalla morte di Monsignor Toppi, ma tante sono le testimonianze di una vita vissuta e imbevuta di spiritualità francescana e che è stata esempio per molti. Monsignor Francesco Saverio Toppi ha voluto essere sepolto nella cripta per essere il piedestallo della Madonna, per dire a tutti che la speranza è quella virtù da mantenere sempre giovane, perché ti fa vedere l'orizzonte sempre bello, sempre aperto, ti fa vedere il venire continuamente di Dio.